A Foggia si cammina sulla carreggiata e il motivo è semplice: i marciapiedi dissestati e sporchi di ogni genere di rifiuti sono ora completamente ricoperti di erbacce che ne impediscono il transito ai passanti. Adulti e bambini non fa alcuna differenza, bisogna quindi arrangiarsi zigzagando le auto in movimento e creando seri rischi all'incolumità fisica. Erba, erba e ancora erba. Ormai i marciapiedi non esistono quasi più. Insomma, come si risolve questa situazione, dato anche le lamentele e le continue denunce da parte dei cittadini qui a Foggia? Sì, secondo noi la situazione si risolve facilmente con scienza e coscienza, nel senso che la scienza affrontare, diciamo, la gestione del verde pubblico di Foggia con tecnica e sapienza, quindi con personale molto esperto e qualificato, ma anche con coscienza perché bisogna anche ridurre i costi, quindi effettuare i lavori sul verde pubblico. Senza fare lavori inutili come a volte potature di alberi, eccetera, ma gestire diciamo, il verde pubblico affrontando, diciamo, i problemi nei tempi corretti, seguendo appunto le stagioni e la crescita delle piante, è sicuramente un motivo in più per poi ridurre anche i costi e ridurre anche il lavoro delle ditte che si occupano della gestione del verde. È possibile quindi avere delle strade comunque più pulite? Sì, è possibile, basta ovviamente quello che noi vediamo oggi sono una serie di errori e di degrado accumulato nel tempo, quindi oggi stiamo solo vedendo, diciamo, la punta dell'iceberg. In realtà queste sono situazioni che si sono create negli anni, anche tanti anni fa.